Ovviamente per chi è abituato a parlare con il mercato, per chi è abituato a vendere, non ha problemi solitamente. Però c'è una cosa, anch'io ho avuto questo problema inizialmente, insomma si sta le prime volte. La cosa più importante è capire che tutto arriva dal nostro commitment che dicevamo prima, di dare una trasformazione, di essere sicuri di darla, e oppure se abbiamo un prodotto di cui non siamo sicuri, cambiarlo o modificarlo. Quindi molti venditori, anche che vendono per altre aziende, per un'azienda in particolare, se non usano il prodotto, anche magari il prodotto è buono, ma loro non lo usano, non ci credono. Questo lo vediamo nel network, no? Nel network chi non usa i prodotti non li sa vendere, non sa venderti l'opportunità, non ha risultati. Per quale motivo? Perché non li usa lui. Come fa a spezzare le obiezioni? Invece, quante volte avete venduto indirettamente? Questo è capitato a tutti nella vita, io lo faccio con il CrossFit, per esempio, no? Quante volte avete venduto un qualcosa, un'idea, perché voi siete stati entusiasti di quell'idea? Ma quando mi chiedevano del CrossFit, no? Mi chiedono, dicono, Giacomo, vedo che stai bene in forma, cosa fai? Ah, faccio CrossFit, facciamo questo, quello. Portavo clienti incredibili alla palestra, tantissimi ne ho portati alla palestra, al box dove andavo. Perché ero entusiasta, non ho avuto nemmeno la percentuale, purtroppo. Però la prima cosa da fare per essere entusiasti, che è essere entusiasti e sicuri di quello che diamo o daremo. Quindi il commitment si ritorna sempre lì, questa è la prima cosa. Poi ci sta che le prime call, oddio. Però anche quando diamo il prezzo è solo un numero. Il prezzo è solo un numero. Taratevi a capire che il prezzo è solo un numero. Il prezzo è un numero, cioè se diciamo 2 euro o 10.000 o 20.000 è uguale, non cambia nulla. Quello che cambia è la essere sicuri della trasformazione. L'ultimo punto è che dovete essere sempre, non importa che avete di fronte, ok? Dovete essere più cazzuti, passatevi il termine, di loro, ok? Alcuni miei ragazzi qualche volta parlano con persone che hanno un'azienda anche da 50 milioni, hanno parlato, non è che capitano all'ordine del giorno, per l'amor del cielo, però ci sono aziende da 50, 20 milioni, 30. Se vado a Promano, nel mio paesino dove sono cresciuto, che è un paese di 600 abitanti, credo, non c'è niente, galline ci sono, ok? Di qua c'è una persona che fa 100 milioni, dall'altro lato c'è una che fa 50, hanno creato aziende da zero in pochissimo tempo. Quindi le persone, ve lo dico anche nella masterclass, le persone ci sono con i soldi, è normale che parli con persone che sono anche più avanti di te, persone impostate, ma voi siete migliori di loro, siete al loro livello, ok? Sempre. Se sono lì, se sono in call, è perché vi hanno dato un'opportunità, perché hanno visto un qualcosa da apprendere eventualmente da voi o che li potete aiutare. Quindi non vi preoccupate della call, ok? Staccatevi dal sì, soprattutto all'inizio, ok? E seguite lo script molto tranquillamente. Siate sicuri con la voce, praticate, la pratica è importantissima, praticate prima, soprattutto delle prime call, e ovviamente call dopo call diventate sempre più bravi. Sempre iterazione, come tutte le cose. I miei double under, non è che la prima volta che ho provato mi sono venuti. Lì, tutto il tempo, mezz'ora dopo il bot, mezz'ora dopo il bot, alla fine, click, ho capito com'era il ritmo. Da lì ho cominciato. Qui esattamente la stessa cosa. In pochissimo tempo potete diventare bravissimi. In un anno diventate dei geni della vendita, se fate tantissime call, ovviamente. Se in un anno ne fate una ogni tanto, vi dicevo, c'è qualcosa che non va bene.